55 anni non sono Casini, ormai va per i 60, lo considerano ancora come una mascotte, come un bebè, dicono Casini deve ancora crescere. Quando avrà la prostata così e il pallone, no, sarà pronto finalmente per iniziare ad affacciarsi alle istituzioni. Ora è un bebè che gattona Casini, Pierferdi lo chiamano, anche proprio questi soprannomi, no, da sindrome di Peter Pan, è impressionante, c'ha 60 anni questo qua. Politici venuti dall'estero potrebbero fare come i giornalisti venuti dall'estero, che ci levano le castagne dal fuoco, tant'è che i giornali italiani, terrorizzati all'idea di dire quello che succede, traducono quello che scrivono i giornali stranieri, pagano un capitale in interpreti per raccontare quello che potrebbero raccontare direttamente in italiano risparmiando sui traduttori, tra l'altro. Però vuoi mettere, poter dire, l'ha detto l'Economist, io non so né leggere né scrivere, però l'Economist trova che questa cosa qui non è tanto normale, dice l'Economist, che è strano, perché esce in un giornale bizzarro dove appunto i ministri si dimettono per gli scandali, sono cose veramente allucinanti se ci pensate, stranissime. E soprattutto i giornali stranieri non tengono a fare la figura dei fessi, per cui quando un politico gli racconta una verità ufficiale, che cosa fanno? Vanno immediatamente a vedere che cosa c'è dietro. Hanno un atteggiamento di diffidenza congenito, che non è antipolitica nel senso di dire i politici sono tutti bugiardi, perché può anche darsi che qualche volta dicano la verità. In fondo l'orologio fermo 2 volte al giorno segna l'ora esatta, quindi può anche capitare che per sbaglio qualche politico dica la verità. Il problema è che l'atteggiamento del giornalista è sempre quello di dire se mi stanno dicendo questo, perché me lo dicono? Io vado a controllare. L'atteggiamento di un Vespa, che è un po' il capostipite, io non ce l'ho con Vespa, cioè sì, ma voglio dire, in quanto simbolo del giornalismo all'italiana, l'atteggiamento di Vespa è, l'ha detto il governo, quindi è vero, che è esattamente l'atteggiamento opposto a quello che hanno gli altri giornali. Quindi l'ha detto il governo, quindi vado a controllare. E Berlusconi ha commesso l'errore di sfidare un po' troppe volte la stampa internazionale, che si stava interessando di lui innanzitutto al caso Mills. Perché il caso Mills ha interessato la stampa mondiale? Perché il caso Mills è un caso mondiale. Intanto perché l'unico imputato condannato è Mills, che è inglese e non è italiano. E in Inghilterra non riescono a capire, sono duri, non riescono a capire com'è possibile che abbiano condannato il corrotto e non il corruttore. Anche perché se non c'è il corruttore non c'è neanche il corrotto, no? Proprio una legge quasi della fisica, direi, nel senso che, come diceva l'avvocato Flick ai tempi di Tangentopoli, i protagonisti di Tangentopoli sono due, Gustavo dandolo e Godevo prendendolo. Se non c'è uno che dà, non c'è nessuno che prende. Se c'è gente che vorrebbe prendere ma non trova nessuno che dà, non c'è la corruzione, allo stesso tempo se uno offre soldi ma l'altro non li prende, la corruzione non scatta. Questo è proprio un caso di scuola. Uno che dà 600 milioni di dollari, 600 mila dollari a un altro perché stia zitto in 2 processi che riguardano quello che dà, in modo da farla far franca a quello che dà. Alla fine tutti contenti, Gustavo dandolo, Godevo prendendolo. Adesso un po' meno contenti, soprattutto Godevo prendendolo, che gode molto meno perché Gustavo dandolo se l'è svignata dal processo, l'ha lasciato lì col cerino in mano e se l'è presa in quel posto da solo perché è stato condannato soltanto Godevo prendendolo. In Inghilterra questa cosa non la capiscono. Dice, ma come? Uno l'ha condannato, l'altro fa presidente del consiglio. Apposta, è lo da fare. Allora, tutta la stampa mondiale ne parla. Perché? Intanto perché c'è un imputato inglese, fratello di un ministro di Tony Blair, che adesso non fa più la ministra perché fa la presidentessa del comitato per le Olimpiadi di Londra. Il marito è stato condannato dal tribunale italiano perché è stato corrotto in cambio di 2 false testimonianze. E perché ha fatto le 2 false testimonianze? Per salvare Berlusconi nel processo sulla corruzione della guerra di finanza e sui fondi neri del sistema Oliberia, società estere nei paesi offshore, 64 società nei paradisi fiscali costruite da Mills per Berlusconi. Perché la Fininvest pagava la guardia di finanza e faceva società all'estero nei paesi offshore? Perché se la guardia di finanza avesse guardato attentamente nella contabilità della Fininvest avrebbe scoperto
la contabilità parallela nei paesi offshore. E perché se si fosse andato a vedere la contabilità parallela nei paesi offshore si sarebbe scoperto quali porcate faceva Berlusconi tramite le sue società nei paesi, nei paradisi fiscali. Quindi voi vedete che la corruzione di Mills serve a coprire dei reati commessi da Mills, per coprire dei reati commessi da Berlusconi, per coprire dei reati commessi ancora una volta da Berlusconi. È un nel biliardo, no, è un quinto o sesto rimbalzo, è un gioco di sponde. È come quando uno ammazza una persona e poi si accorge che c'è un testimone che l'ha visto e dice: cazzo, mi tocca eliminare anche il testimone. Mentre lo seppellisce c'è un altro che lo vede, dice: porca, devo sistemare anche quello. Mentre seppellisce il testimone del testimone che l'ha visto ammazzare il primo, c'è un altro testimone che lo vede e gli tocca ammazzare il terzo testimone, del secondo testimone, del primo testimone che l'ha visto ammazzare il primo. Alla fine è una serie di reati commessi per coprire il primo, seguito dal suo passato, e ogni volta che il suo passato sta per raggiungerlo deve commettere un reato per darsi un po' di tempo e un po' di margine. È un uomo inseguito dalla sua storia, che rimonta agli anni 80, quando lui passò dalle pezze al culo al primo miliardo, e nella sentenza Mills si capisce come ha fatto. Berlusconi è inseguito dagli anni 80, solo che nel frattempo siamo nel terzo millennio e lui continua a scappare inseguito dagli anni 80. Chi conosce gli After Hours sa che non si esce vivi dagli anni 80. Sono un gruppo musicale che ha fatto una canzone famosa di quella. E lui sta cercando di uscire vivo dagli anni 80 e ancora non si sa se ci riuscirà. Perché non si sa? Perché la verità prima o poi viene fuori e all'estero fa un certo effetto. Che cosa c'era a monte di tutto da nascondere? Che cosa servivano le società, le 64 società offshore? Servivano a fare di nascosto ciò che non si poteva fare con le società ufficiali certificate nei bilanci. Per esempio comprare Craxi in cambio delle leggi per sistemare le televisioni che non poteva avere Berlusconi in quella quantità e in quel monopolio che invece ha continuato ad avere. Per esempio pagare Previti che pagava i giudici che sistemavano le cause e i processi a Berlusconi, perché qualcuno ogni tanto scopriva le illegalità che stava facendo, allora bisognava comprarsi il giudice per sistemare i processi. Poi pagava altri politici per farsi altre leggi. Poi pagava la Guardia di Finanza perché non andasse a mettere il becco nella contabilità, se no veniva fuori tutto. Poi pagava i prestanomi che fingevano di comprare le quote delle sue televisioni eccedenti il tetto antitrust in Spagna e in Italia. In Spagna Berlusconi controllava il 100% di Telecinco attraverso dei prestanomi a cui aveva dato i soldi per comprare le sue azioni, per cui continuava ad essere lui il proprietario delle azioni, solo che risultavano in mano ad altri e quindi ufficialmente l'antitrust era rispettata, mentre era violata. Se si fosse scoperto che la stessa cosa la faceva anche con Telepiù in Italia, la sanzione della legge Mammì era la revoca delle concessioni per tutte le televisioni. Berlusconi nel 91 avrebbe perso tutto, sarebbe finito sul lastrico, oltre ai debiti che aveva e ai processi che stava per avere, perdeva le televisioni e le pubblicità, era morto. A voglia si fa in società all'estero. Questo è quello che deve nascondere, e deve nascondere soprattutto che con i soldi delle società estere, Previti pagò un giudice per rubare la Mondadori a Carlo De Benedetti e darla a Berlusconi. La Mondadori Berlusconi la possiede in virtù di una sentenza comprata da Previti con soldi di Berlusconi che arrivavano dalle società offshore. Hai voglia se paghi la Guardia di Finanza quando viene a metterti il becco in casa? Hai voglia quando Mills viene convocato a testimoniare nel processo alla Guardia di Finanza sulle società offshore? Paghi Mills profumatamente perché non dica la verità, perché se dice la verità viene fuori tutto. Vedete il continuo inseguimento della verità a Berlusconi e la continua fuga di Berlusconi dalla verità, pagando chiunque possa parlare. È un uomo disperato. Pensate a tutte le ragazze che adesso lo ricattano. Pensate a tutte le veline che dovevano essere in lista e che non ci sono più. Seguite le loro carriere nei prossimi mesi, le sistemerà tutte, dalla prima all'ultima. Il vero scandalo del caso Noemi, che si lega perfettamente al caso Mills, è il ricatto. È una persona che non è libera di prendere le decisioni che deve prendere. E questa persona è il Presidente del Consiglio. Ma scusate, ma se Mills parla, Berlusconi è rovinato. E chi lo dice? Mills in una lettera.
dove confessa al suo commercialista.